Ma questi 27 kg di sushi in corpo. Possiamo dichiarare che abbiamo fatto una piccola pausa cibo? Abbiamo fatto una piccola pausa cibo. Ciao Will, praticamente un giorno è venuto un mio amico a trovarmi, ha portato dei super alcolici da bere. Beviamo, 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 torno a casa mia morosa e ci becca tutti e due con i pantaloni abbassati a fare l'elicottero su e giù per la casa. Ciao, un saluto. Avete capito? Non lo facevano col dito o con... Posso dirlo con cosa? Certo. Col... Cioè, tu hai un brevetto di pilota? No. Cioè... La cosa più imbarazzante che ho fatto quando ho bevuto è stato nel pub del mio paese, che è formato da 4.000 abitanti, quindi ci conosciamo Pub tutti. o il paese? Salire sul bancone, togliermi il reggiseno e fare l'elicottero con le tette. Ma no, beh, aspetta, 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 aspetta
altezza per una questione proprio di aerodinamismo, come si dice? Aerodinamica. Non mi guarda come da destra. No, sto cercando di capire dove vuoi arrivare, ho il terrore. Ma l'elicottero con le zinne come fai a farlo? Se hai un seno comunque prorompente puoi fare questa cosa così. Vorremmo vedere una foto del seno di questa persona. Andiamo nel pub di questa. Aspetta. Adesso ragazzi, voi non potete vederlo, ma noi stiamo andando a vedere il profilo per vedere, no, perché è per una questione scientifica ovviamente, empirica. Beh, peccato non essere stato in quel pub quella sera, perché peccato non essere uno di quei 4.000 abitanti. Peccato di non essere uno di 4.000, perché scusate, cioè, no, aspetta, vai indietro, perché questo più che elicottero è proprio un Boeing. Molto brava, complimenti, a presto. Che schifo gli etero. Io una volta, lo sai che cosa ho fatto? Sì, sì. Un giorno, siccome non volevo lasciare il mio posto, è presente quanto è difficile trovare una sedia in un locale? No, è veramente difficile. Un posto dove sedersi. Ma proprio una sedia, cioè non sì, ci una sono sedia in mezzo alla pista, esatto, dove io ero seduto. Esatto. Avevo questa birra, la finisco, mi sì. Scappa la pipì. Se mi alzo, è finita. Mi rubano. Il gioco della scopa, no? Esatto. Quindi ho riempito di nuovo la birra. No. Il bicchiere di birra, l'ho messo sul tavolo e così avevo il mio posto e nessuno si è reso conto di niente. Ma poi chi l'ha bevuta? Cioè, no, qualcuno l'ha toccata e ha capito che era calda. Che era calda. E io ho riso e da lì hanno capito che era colpa mia, anche perché non riuscivo a essere serio. Che schifo. Andiamo avanti, per favore. Tu sai che l'avresti bevuta? Sì, l'avrei bevuta. Ma per gioco. Nel senso, per curiosità. Ciao, Gun. Ciao. La mia alcolica è stata fatta circa un anno fa. Greco con degli amici in un posto per mangiare qualcosa. Qui noto una bella ragazza con l'apparecchio e convinto che fosse a debita distanza da me, la povera fanciulla, comincio a elencare una marea di uscenità del tipo che le avrei e cose così, ma niente, che ero talmente ubriaco da non rendermi conto che sta ragazza in realtà fosse tipo mezzo metro da me. Mezzo metro da te è qua, ah sì, mezzo metro è bello, gli è veramente a quella ragazza laggiù. Non credo inserirò questo commento. Sì, con una farfallina al posto di ma tipo farfalla. Scusa, ridi è anche più corta. Farfalla. Così puoi usare quello che vuoi. Su la parola farfalla. Abbassa sto sushi. Mamma mia. Mi ha veramente dato la bastonata tra capo e collo. Andiamo avanti. Volevo raccontarti di quella volta in cui un mio amico si è ubriacato malamente e ha sostenuto un monologo davanti a numerosi spettatori in cui diceva che i ragazzi con la R moscia leccano la in modo migliore, sostenendo che lo fanno in modo più ovattato. È rimasto circa 2 ore fuori da casa, dopodiché è andato a letto. Scusami. Ma purtroppo non siamo solo io e Guglielmo qui a fare questo video, e abbiamo un disturbatore che quando ride poi fa ride. Andiamo tutto avanti, a posto. Avrei voluto godermelo, ma non riusciamo a sentirlo. Non si può fare. Aspetta, proviamo. Volevo raccontarti di quella volta in cui si è ubriacato malamente. Ma perché? Cosa c'ha la sua voce? Cosa c'ha la sua voce? Diceva che i ragazzi con la moccia e... Dai su ragazzi, andiamo avanti. Non ci si può fermare così.
Cioè, ma cos'è che faceva ridere? Non c'è niente di divertente. È tutto questo. Zero divertente. Basta, basta. Cioè... Ah, beh. Questa però è una malattia, eh. Bucati la gola con una penna. Andiamo avanti con lui. Basta, basta. Non ho nemmeno sentito la voce. La sentite? A che cosa vanno fatto? Da piccoli. Quello è il problema. È stato lì. Siamo alla fine. Siamo alla vai. Fine. Ciao Guglielmo. Volevo... Vabbè, finisce così il video. E se lo fa così però. Che cosa devo fare? Sto cazzo la mangiava. Con due mentecatti, uno qua e l'altro là, non riesco a fare, non si può fare niente. Oddio, ma poi cosa stai scrivendo su questo foglio? Che sono 20 minuti che ridi. Dai, stiamo finendo. Ciao Guglielmo, volevi una cosa senza senso? Ti sto mandando una registrazione mentre sto vabbè, allora siete voi, allora è colpa vostra, allora c'hanno ragione loro. Lui cerca di comunicarti qualcosa. Ma perché? Così. Che fatica, oh. Ciao, io volevo raccontare di quella volta che il ragazzo di mio amico si è talmente ubriacato che si è c***o addosso e pulito c***o facendo il bidet. Ok, grazie a Dio. Ragazzi, io già ho dovuto gli occhiali, non ce l'avevo. Quindi in questo video farò occhiali non occhiali. Ragazzi, ti prego, dammi una mano a chiuderlo. Sono molto felice di essere qui. Ma stai ruttando? Tipo, quando fai così, no? È la voce del rutto. È come quando fai così. E questo lo fa insieme. Allora, ragazzi, siamo arrivati bravi, alla molto fine bravi, molto di bravi. Questo video. Grazie mille per i commenti. Grazie a te, Claudio. Capirai, grazie. Grazie Enrico per aver disturbato. Beh, Enrico, sei solamente utile, indispensabile direi. Che dire, come ogni volta vi chiedo di farmi sapere qua sotto, a parte quali sono state le vostre esperienze con delle ubriacature particolarmente divertenti, ma farmi sapere quali sono dei, secondo voi, dei suggerimenti o dei temi che vorreste vedere il prossimo giovedì. Mettete dei like se vi piace, cioè, particolarmente. I tradimenti già l'hai fatti. Sì. Le vendette già l'hai fatte. Sì. Le ubriacature già l'hai fatte. Ma non l'ho chiesto a te. Allora, non hai chiesto a te. Non vuoi il mio consiglio? Devo vai. Andare sotto a commentare. No, no, no. Quanto tempo ho? No, vai. Ma in realtà basta, ho finito le puntate. Questa è l'ultima puntata. Di sempre. Che altro posso raccontare? Niente. Mettete like a quelli che vi piacciono di più, ma da farmi capire un pochino dove, capito? Cioè... Ah, quindi scala la cosa più grande. Uno si fa un'idea, capito? Poi, vabbè, li vedi un po' tutti, però... Certo. Io ora non so più chiuderli i video. Allora, sono molto stanco perché veramente ridere così... Cioè, non fa mai così bene ridere. Poi, la conclusione è che comunque di base, quando ci si ubriaca, si produce un sacco di cacca e un sacco di pipì. Ma... Sacche, basta. Che ma di cacca, a me basta tipo ciao. Ah, ok, ciao. No, cioè, era bella la morale, il discorso della morale, ma non credo che ci sia proprio una morale. Ma proprio un sacco di cacca. Cioè, una roba di... Ciao.